Ore 19.30, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6, che anche oggi mostreremo quanto è accaduto sui campi, soprattutto in Serie D. Possiamo dire che è stata una domenica decisamente più positiva rispetto a quella della settimana scorsa. Non sono mancate le vittorie tra le abruzzesi, ma anche le sconfitte, purtroppo quella del Pineto, quella del Chieti. La vittoria più roboante, clamorosa, nel big match di giornata del comunale di Matelica è quella della Vastese, che vince contro i marchigiani e si prende in coabitazione con l'Agnonese la vetta del girone F di Serie D. Nel girone G invece bilancio agrodolce per le squadre di casa nostra: vittoria per l'Aquila contro il Lanusei, sconfitta invece in Sardegna a Nuoro per l'Avezzano. In questa domenica in cui non c'è la Serie A a farla da padrone è stata la Serie B, che si è presa il proscenio della domenica. Noi ovviamente vi mostreremo le immagini di quanto accaduto sui campi di quarta serie. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti. Uno lo stiamo aspettando, ma è di ritorno da Matelica e quindi ovviamente gli diamo il tempo di tornare da una trasferta lunga, complicata, ma felice. Presento invece gli ospiti che chilometricamente erano più prossimi a noi. Una buonasera e benvenuto a Roberto Stacchiotti, difensore del Pineto. Ciao Roberto. Buonasera. Accanto a te Roberta Di Sante, che ci racconta ogni domenica le vicende della formazione adriatica. Ciao Roberta. Ciao a te, buonasera a tutti. Vi ricordo il numero per interagire con noi, è il 392, il solito, 392-623-7060, Matelica Vastese 02, ho detto tutto. Il primo messaggio che è arrivato è ovviamente non può che fare felici questa vittoria, non può che fare felici i tifosi aragonesi, che sono saliti in tanti a Matelica, ma sarebbero stati probabilmente ancora di più. In redazione do la buonasera, il ben ritrovato dopo il pomeriggio di Diretta Stadio ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao Jacopo, buonasera a tutti voi. E allora cominciamo con le schermate, ricordandovi che alle 20.45 inizia l'Italia, che gioca a Skopje contro la Macedonia, e che nel pomeriggio invece si è giocato, c'è stato l'ampio spazio per la Serie B. Peraltro, posticipo, derby campano, Salernitana-Benevento, finito proprio qualche minuto fa con la vittoria della Salernitana per 2-1. E allora cominciamo a vedere le schermate, partiamo proprio dal campionato cadetto. Quello che ha detto, perdonate il bisticcio di parole, con Bari-Virtus-Entella 1-1, ieri la vittoria del Frosinone contro il Cittadella, che perde, ma poi vedremo, mantiene comunque la vetta della classifica 2-3. All'ora di pranzo, Hellas Verona contro Brescia 2-2. Il Latina vince 2-0 contro il Trapani, vittoria per i nerazzurri di Vincenzo Vivarini. Novara-Ascoli 1-0, Perugia-Avellino 3-0, Pisa-Spal 0-1, Provercelli-Ternana 1-0, Spezia-Carpi 0-1, con lo Spezia ridotto anche in 10, senza reti Vicenza-Cesena. Come detto, è terminato poco fa il posticipo delle 17.30 tra la Salernitana e il Benevento, vittoria della Salernitana per 2-1. Vediamo la classifica dopo 8 giornate di campionato. Comanda, come detto, sempre il Cittadella, il Verona rosicchia ma solo un punto ai Granata di Venturato, 17 punti per la squadra di Fabio Vecchia. Il Benevento si ferma e dunque resta a quota 14, a 13 punti Carpi e Spezia, 12 per Entella, Perugia e Pisa, 11 punti per Brescia, Spal e Frosinone, 10 punti per il Bari, 9 punti per Salernitana e Provercelli, 8 per Cesena, Latina e Novara, 7 punti per Ascoli e Ternana, 6 punti per Avellino e Vicenza. Chiude il Trapani di Serse Cosmi, che ha vissuto una settimana, che dire travagliata e dire poco, a quota 5 punti, che oggi ha perso, come avete visto, 2-0 al Francioni di Latina. Lega Pro adesso, girone B, ovviamente aspettando il posticipo, che è quello di domani tra Parma e Feralpi Salò, partita molto interessante.
perché i parmensi affrontano una squadra come la Feralpi, molto ben attrezzata. Ancona Albino Leffe 1-0, il Bassano batte 2-0 il Pordenone, Gubbio Forlì 1-0, la Maceratese batte di misura il Mantova, lo stesso risultato con cui il Modena fa sua la gara contro il Sud Tirol, vittoria 3-1 della Reggiana contro il Fano, Sant'Arcangelo Lumezzane 2-0, finisce senza reti invece la partita del Bonolis tra Teramo e Padova 2-2, clamoroso, scoppiettante davvero il match tra Venezia e San Benedettese. San Benedettese sul doppio vantaggio a pochi minuti dalla fine e ripresa nel finale proprio dalla formazione di Pippo Inzaghi, che sarà il prossimo avversario del Teramo settimana prossima. Vediamo la classifica del terzo campionato nazionale. Il Pordenone e il Gubbio sono in vetta, quota 16 punti, 15 per Bassano, Reggiana e Venezia, 14 per la San Benedettese, che martedì recupererà al Riviera delle Palme il suo impegno contro il Padova. 13 punti per Feralpi, Salò e Sant'Arcangelo, 12 per il Parma, 10 per il Padova, 9 punti per Modena e Ancona, 8 punti per il Lumezzane, 7 punti per Maceratese e Teramo, 6 punti per Albino Leffe, Sud Tirol e Mantova, 5 punti per il Fano, 2 punti per il Forlì. E veniamo adesso alle partite della domenica, Serie D, Girone F, sesta giornata di campionato. Agnonese e Chieti 2-1, con il Chieti che nonostante tutto ha disputato una grande partita in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, poi però ha subito la rimonta dell'Agnonese, purtroppo altra sconfitta per il Chieti. 3-0 del Campobasso sull'Alfonsine, Fermana San Marino 1-0, come detto la Vastese batte il Matelica 0-2, 1-1 tra Monticelli e Civitanovese, il Pineto perde in casa contro la San Maurese 2-4. Tra un po' sarà il primo servizio di serata, quello del Pineto, quarta sconfitta consecutiva per la formazione di Aldo Ammazzalorso. Il San Nicolò invece vince al Tubaldi, lo fa anche abbastanza agevolmente, 3-0 contro la Recanatese, stesso risultato per Romagna Centro-Jesina, 4-2 della Vispesaro sul Castelfidardo. La classifica dopo 6 giornate di campionato, comandano la Vastese e l'Agnonese a quota 14 punti, 13 per la Fermana, 11 punti per il Matelica, che possiamo dire fino a questo momento un campionato abbastanza deludente, 10 punti per la San Maurese, 9 per un terzetto formato da San Nicolò, Civitanovese e Vispesaro, 8 punti per il Campobasso, Romagna Centro e Alfonsine, 6 punti per Castelfidardo e Jesina, 5 punti per un altro trio, San Marino, Monticelli e Recanatese, il Pineto è penultimo a quota 4 punti, chiude il Chieti ancora fermo al palo, ma bisogna dire che oggi ha fatto veramente una partita gagliarda la squadra nero-verde allenata da Mariani, beffata solo nei minuti finali. Serie D, Girone G adesso. I risultati: Foligno Albalonga 1-2, l'Aquila vince per 3-1 contro il Lanusei, doppietta di Russo e Mininkleri per la squadra allenata da Morgia, Latte Dolce Sassari, Città di Castello 1-1, Monterosi Arzachena 3-1, Muravera Flaminia 0-0, Nuorese Avezzano, questa partita è iniziata alle 14:30, sconfitta per l'Avezzano 1-0 a Nuoro. Il Rieti batte nettamente lo Stiamare 5-1, 1-1 invece tra San Teodoro e Vivi Altotevere San Sepolcro, lo Sporting Trestina rulla la Torres con una cinquina 5-0. Vediamo la classifica. Al primo posto c'è l'Arzachena con 13 punti, 12 per Lanurese, 11 per Rieti, Flaminia, Albalonga e Ostiamare, 10 per Monterosi e Avezzano, l'Aquila si rifà sotto, 9 punti per la formazione rosso-blu, 8 punti per il San Teodoro, 7 per Vivi Altotevere, San Sepolcro, Trestina e Città di Castello, 5 punti per Latte Dolce Sassari, Muravera, 3 punti per Lanusei e Torres, chiude la classifica
il Foligno a quota 2 punti. Noi, prima di iniziare la discussione su quelle che sono le tematiche della giornata di campionato, facciamo come al solito un passo indietro e andiamo, ma saliamo di categoria, andiamo nel massimo campionato, andiamo in Serie A, perché la Serie A è ferma, però ieri c'è stata l'inaugurazione del Pescara Store nel capoluogo adriatico. Ha parlato il tecnico dei biancazzurri, Massimo Oddo, che ha fatto un po' il punto della situazione fino a questo momento in casa biancazzurra, ma soprattutto ha parlato del ricorso del Sassuolo respinto dalla Corte Federale d'Appello, che dunque lascia le cose così come stanno. 0-3 a tavolino per il Pescara. Massimo Oddo. Sosta di campionato, tempo di un primissimo bilancio per il Pescara. Massimo Oddo, parliamo allora anche di questo entusiasmo dei tifosi che c'è sempre e comunque attorno alla squadra, e questa è una cosa molto importante. Anche dopo la sconfitta casalinga con il Chievo, i ragazzi della curva hanno applaudito la squadra. Questo è un segnale importante di maturità probabilmente da parte dell'ambiente. È un segnale importante perché fortunatamente abbiamo una curva in questo caso che capisce, matura, che capisce che per raggiungere un obiettivo, per qualsiasi obiettivo, bisogna sudare, bisogna lottare, bisogna farlo fino alla fine, perché noi siamo il Pescara, siamo in Serie A, siamo una neopromossa che deve e lotterà fino alla fine in un campionato difficilissimo. Quindi gli antichi fasti delle prime giornate dove ci vedevano in Europa League, che erano cavolate che si dicevano in giro, la curva se ne è resa conto e ha capito che ci sarà sempre comunque da lottare fino alla fine, è quello che faremo sempre. Noi dal canto nostro andiamo in campo giornalmente in allenamento per cercare di migliorarci giorno dopo giorno su quelli che sono i nostri difetti, senza mai perdere di vista quelle che sono le nostre qualità, che abbiamo dimostrato sul campo potercela giocare con chiunque. Ovvio migliorando, perché quando non vinci vuol dire che i problemi ci sono, ma si va in campo in allenamento quotidianamente per migliorarsi. Poche ore fa è arrivata questa conferma dello 0-3 a tavolino della gara di Reggio Emilia con il Sassuolo, una bella notizia comunque. Sì, bella notizia perché sono tre punti importanti per noi che ricreano un po' di morale, ovvero ce l'avrebbero distrutto nel caso in cui ce l'avessero tolti, ma per come mi hanno spiegato le cose non ho mai avuto dubbi, perché sarebbe stato un qualcosa di incredibile, insomma. Le considerazioni che fa il Sassuolo, se vogliamo, possono essere giuste dal punto di vista della norma, rivedibile, tutto quello che vuoi, però poi alla fine, se c'è una norma, che sia essa buona o cattiva, se c'è va rispettata, quindi io non ho mai avuto dubbi al riguardo. Insomma, se c'è una norma va rispettata, questa è sempre stata la linea del Pescara, e così poi alla fine è andata. Io direi a questo punto di entrare nelle tematiche giornaliere, partendo con il Pineto. Per tutti i tifosi della Vastese stiamo aspettando il vicepresidente del sodalizio aragonese, che tra un po' sarà con noi, è per strada, quindi tra un po' ci raggiungerà. Ovviamente il viaggio di ritorno non è agevolissimo, perché Materica è nell'entroterra marchigiano, non è insomma tutta A14 per intenderci. In 200 a Materica, fiero ed orgoglioso di essere nato Wastarol. Mi perdonerete la pronuncia, forse non sarà in aragonese perfetto. Ciao Jacopo e Giulianova, come sempre bella prestazione oggi, vittoria 2-3 sul campo di Luco dei Marsi contro il Luco, vittoria per i giallorossi di Vincenzino Angelone. Io direi, prima di, anche se in questo momento non siamo tanti tifosi dell'Avezzano presenti anche in Sardegna, Maurizio, facciamo, giusto perché è arrivato questo messaggio, facciamo vedere i quattro tifosi dell'Avezzano presenti a Nuoro oggi pomeriggio, davvero indomiti, hanno insomma il viaggio molto lungo per la Sardegna. Eccoli qua in trasferta a Nuoro. Purtroppo è arrivata una sconfitta per i biancoverdi di Pino Tortora, però sono in quattro che hanno fatto davvero un grande viaggio per arrivare fin lì, dunque gli facciamo comunque i complimenti per la passione, davvero.
Cominciamo con le tematiche di questa giornata. Parto da te, Roberto, tra poco vedremo il servizio, però prima di vederlo il servizio, 4 sconfitte consecutive, probabilmente ci potevano, non sono così assurde per una squadra neopromossa, però considerando l'inizio della stagione del Pineto, forse sorpreso anche voi. Sì, eravamo partiti bene, poi sono arrivate queste 4 sconfitte. Sicuramente quella di oggi non ci voleva, perché è una sconfitta che ci proietta al penultimo posto in classifica. E anche se oggi è stata una partita un po' strana, decisa diciamo dai calci piazzati. Infatti i gol sono arrivati da 3 azioni d'angolo e 2 calci di rigore. Però sicuramente questa sconfitta non ci voleva. Adesso la situazione non è diciamo drastica, però inizia ad essere un po' dura. Peraltro, Roberta, passo da te, che segui sempre con molta attenzione le sorti del Pineto. C'è da dire che nei 4 punti del Pineto c'è almeno 3 punti, sono tutti di Roberto Sacchiotti, perché la vittoria contro il Campobasso ha fatto 2 gol. In questo momento diciamo che è il miglior realizzatore, cioè il capocannoniere della formazione, perché è l'unico che è riuscito a fare 3 gol. Lui di solito ne fa 5-6, se li assicura sempre durante l'arco della stagione, però dopo le prime 6 giornate diciamo che sta già a metà bottino quest'anno, quindi insomma, però a parte questo vuol che dire partita che... è stata oggi? Come diceva Roberto, un po' strana, condizionata molto dalle palle inattive. Sì, effettivamente tutti i gol sono arrivati da palla inattiva, sia su calcio, gli sviluppi dei calci d'angolo, sia su insomma, i 2 calci di rigore che poi magari rivedremo nel servizio. Però effettivamente è una partita in cui ecco, anche oggi il Pineto poteva passare in vantaggio immediatamente, tra l'altro con un colpo di testa di Roberto Stacchiotti, e poi invece l'azione quasi immediatamente successiva ha preso gol e poi insomma anche lì è dovuto risalire. Come l'anno scorso dissi che a febbraio saremmo retrocessi, dico che quest'anno alla fine vinceremo il campionato, ci scrive un tifoso dell'Aquila. Però adesso rimaniamo sull'argomento Pineto, che perde 2-4 contro il San Marino. La firma sul servizio è di Roberta Di Santi. Piove sul bagnato per il Pineto di Aldo Ammazzalorso, che incassa la 4ª sconfitta consecutiva ad opera della San Maurese, che riscatta il mezzo passo falso contro l'Agnonese di domenica scorsa. Formazione quasi obbligata per Ammazzalorso, che nel suo 4-4-2 però ritrova a centrocampo dopo l'intervento al crociato ed 8 mesi di stop Giuseppe Rachini, che va a comporre la coppia centrale con Esposito, ed Emili che torna esterno a destra. In avanti Ammazzalorso avanza Proietti in coppia con Cacciatore, con Antenucci che parte dalla panchina, così come il neoacquisto Mauro Ragazzu, arrivato in settimana. Risponde Protti con un 4-3-3, che in avanti ritrova Capitan Bonandi e Peluso, entrambi rientranti dai rispettivi infortuni. Pronti via, e il Pineto sfiora subito il vantaggio con Capitan Stacchiotti, che di testa lambisce il palo. La legge del calcio però, si sa, è spietata, e al 14esimo, alla prima vera occasione utile, la San Maurese passa con Lombardi, che in mischia trova l'incontro cornata vincente. Dopo il gol la San Maurese prende coraggio e prima ci prova con Enrico, sul quale si immola Mazzocchetti, per poi trovare il raddoppio al 37esimo con Peluso, che di testa trova la girata vincente. A questo punto Ammazzalorso richiama Serachini, che rientrando dopo 8 mesi di stop non riesce a reggere gli interi 90 minuti, e fa esordire in biancazzurro Ragazzu, con Proietti che torna esterno a destra ed Emili che si accentra. Una punta in più che dà manforte all'attacco biancazzurro, chiamato ad una reazione d'orgoglio, reazione che si concretizza al 44esimo, quando sul corner di Cacciatore Esposito di testa accorcia le distanze. Si va così al riposo sul parziale di 1-2. Ma in avvio di ripresa la San Maurese ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Passano 1 minuto e 30 secondi quando Peluso raccoglie un cross dalle retrovie, si coordina ed in diagonale fredda Mazzocchetti firmando la doppietta personale. Il Pineto prova a
reagire all'ottavo con Diaye, che cerca di trovare spazio tra le maglie della difesa giallorossa, quindi scarica indietro per Emili, che dal limite spedisce di poco alto. Passano 3 minuti però e le cose si complicano ulteriormente per i biancazzurri, quando Bonandi, nel tentativo di sfondare dalla sinistra, subisce un contrasto in area giudicato falloso dall'arbitro Vergaro. Dal dischetto lo stesso Bonandi spiazza Mazzocchetti per il 4-1 in favore degli ospiti e la 101esima rete in giallorosso per il capitano della San Maurese. La partita sembra ormai compromessa, ma il Pineto continua a lottare. Al 13esimo Ragazzu arriva in corsa sul cross di Cacciatore e la sfera termina alta. Un minuto più tardi però lo stesso Cacciatore viene messo giù in area da Pesaresi. Altro rigore in appena 4 minuti. Della battuta si incarica Mauro Ragazzu, che con freddezza spiazza Gori e segna la sua prima rete in biancazzurro all'esordio. 4-2 è il Pineto che prova a riaprire la partita. Alla mezz'ora Gori si salva coi piedi su Ndiaye, poi Ammazzalorso decide di richiamare a sé il numero 11 ed inserire anche Antenucci, passando ad una sorta di 4-3-3 con Proietti e Antenucci a sostegno di Ragazzu vertice avanzato. Ma le occasioni migliori giungono ancora una volta da calcio piazzato. Al 42esimo angolo di Proietti e ancora stacchiotti di testa costringe Gori alla respinta coi pugni. Ultima occasione, una conclusione dalla distanza di Antenucci fuori misura. Può partire così la festa della San Maurese, che esulta con i tifosi giunti al seguito della squadra. Tanta delusione e amarezza invece in casa Pineto, che non riesce ad uscire da questo periodo negativo. Emblematiche le parole a fine gara di mister Aldo Ammazzalorso. Ma che cosa c'è da salvare di questa partita? Beh, l'impegno di tanti e alla fine la voglia di recuperare la partita, però abbiamo fatto molti errori. A palla ferma, 2 calci d'angolo, 2 gol, abbiamo perso nel primo la marcatura, nel secondo pure la marcatura, abbiamo accorciato, nel secondo tempo pensavamo di fare meglio, invece immediatamente abbiamo perso il terzo e il quarto gol, insomma, e quindi si fa in salita completamente. Anche in questo caso la reazione dei ragazzi è apparsa un pochettino leggerotta, mister? Beh, con le armi che in questo momento abbiamo aumentato il parco attaccante, diciamo, nel secondo tempo per cercare di recuperare, e quindi poi è chiaro che presso il fianco a ripartenze. Però insomma mi dispiace solo per Racchini, perché in un momento di difficoltà per la squadra ha messo tutto se stesso, l'ho dovuto cambiare perché non era così pronto come ci era sembrato in settimana, però ci ha messo la faccia come suole fare. L'esordio di Ragazzu, mister? Positivo, perché ci ha permesso di variare un po' il gioco, di far salire la palla e compagnia. Poi dopo il resto è chiaro che c'erano molti spazi, molta profondità per loro e noi abbiamo creato, nonostante questo però abbiamo preso 4 gol, secondo me 3 dei quali, anzi pure il quarto, diciamo, erano evitabili. L'arco dei 90 minuti penso che la San Maurese abbia strameritato di vincere, purtroppo siamo ancora un po' giovani e facciamo degli errori ancora un po' che dobbiamo evitare. Abbiamo provato, tra virgolette, da sole a comprometterci un po' la vita. Ma penso che nell'arco dei 90 minuti, insomma, oggi abbiamo fatto una grande partita. Sono contento perché dovevamo riscattare una partita persa male in casa e non è facile riscattarsi immediato la settimana dopo. Invece l'hanno fatto con una personalità fuori casa, con un orgoglio e da categorie importanti. Oggi abbiamo giocato veramente bene. Roberto, se provassimo, insomma, a cercare comunque dei lati positivi in una partita che di lati positivi ne ha forse nessuno, ecco, il rientro di Giuseppe Racchini probabilmente da qui per il resto del campionato può essere una nota, è come se fosse un acquisto in corsa, anche se ne sono arrivati già un paio. Sì, sicuramente il ritorno di Giuseppe Racchini, che veniva da uno stop di 8 mesi, è una nota positiva nella giornata di oggi, di questa sconfitta 4-2. Sicuramente il suo ritorno in campo è stato, a mio avviso, anche positivo. Lui ha fatto il massimo per mettersi a disposizione della squadra. Poi purtroppo è stato sostituito, ma per me ha fatto benissimo, nonostante gli 8 mesi di stop non era facile. Certo.
Roberto, c'è quasi la sensazione, intanto anche da Chieti ci scrivono per la situazione dei neroverdi che è sempre più complicata. In settimana c'è stato un incontro tra i tifosi del Chieti, quelli della Curva Volpi, e il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, che insomma ha promesso che chiederà a Mauro Giacomini delle spiegazioni, quali sono le prospettive per una squadra che oggi, tutto sommato, l'abbiamo raccontata, ha fatto una buona prestazione, però è certo che non si può andare avanti così, perché una squadra, una città come Chieti non può insomma, prenderle in ogni parte d'Italia, non è una cosa insomma, accettabile. Roberto, per tornare a noi, c'è quasi la sensazione, vediamo delle immagini che si riferiscono a qualche settimana fa, non so se mi darete ragione, questo è il nubifragio di Pineto Agnonese, ok? Siamo alla terza giornata di campionato, voi eravate a punteggio pieno, avevate quattro punti, anzi, avevate quattro punti. Punti, una vittoria e un pareggio. Qui stavate vincendo 1-0, si interrompe la partita. Probabilmente si è interrotto anche il Pineto, perché da questo momento in poi solo amarezze. Diciamo che proprio da questo momento in poi sono arrivate solo sconfitte. Sicuramente questa partita, diciamo quella con l'Agnonese, riprendere il gioco dopo 40 minuti sicuramente non era affatto facile. Poi il campo sicuramente ha detto anche la sua, perché abbiamo incontrato una squadra all'Agnonese che era sicuramente, sotto l'aspetto fisico, ne aveva qualcosa in più rispetto a noi, e forse abbiamo sofferto proprio questo. È arrivata questa sconfitta per 2-1, nonostante andate a riposi per 1-0, e dopo da lì in poi sono arrivate successivamente anche le altre sconfitte, compresa quella di oggi. Roberta, tu su questa lettura, è chiaro, un po' forzata la nostra, chiariamoci, è solo, magari sono solo coincidenze, però è statisticamente rilevante il fatto che da questa interruzione, da quel punto in avanti, poi il Pineto non ha più imbroccato. Io penso che le sconfitte che il Pineto, cioè le quattro sconfitte, abbiano comunque ognuna una storia a sé, perché come diceva benissimo Roberto prima, lì ovviamente era, diciamo, magari pensavano già di non doverla più disputare la partita, quindi rientrare dopo 40 minuti, hanno ovviamente loro, l'Agnonese si è adattata meglio a quello che era il terreno di gioco, il Pineto è una squadra più leggera, poi con le assenze a centrocampo che ha, quindi ha fatto più fatica ad adattarsi poi a quel tipo di terreno di gioco. Le altre sconfitte hanno una storia diversa, una storia a sé, perché poi ecco, contro il Romagna Centro la squadra, diciamo, quella era una partita tecnicamente e tatticamente incanalata sullo 0-0, e anche lì, diciamo che da un episodio è venuto poi il gol della seconda squadra di Cesena. Sì. La sconfitta a Iesi è stata anche lì determinata da una sorta di mancata reazione, perché anche lì c'è stata una clamorosa occasione in apertura per Antenucci, sì. Quindi si è passati dal possibile 1-0 all'1-0, che poi c'è stato anche lì un episodio dove Parente ha fatto questo rinvio corto, la difesa non era piazzata come davanti agli uomini, come molto probabilmente doveva essere piazzata, e da lì è scaturito poi il vantaggio. E poi quello che invece sembra a me, soprattutto nelle ultime due partite, cioè non vedo, dopo il vantaggio insomma della squadra avversaria, una reazione abbastanza efficace nel voler poi, cioè c'è un atteggiamento che mi sembra un pochettino, l'ho detto anche al mister durante l'intervista, un po' leggerotto da parte della squadra nel creare, poi magari dipende anche dalle assenze a centrocampo, ci sono tanti fattori. Senti, ti faccio commentare non questo messaggio, grande Colavito, forza Vastese, ovviamente l'entusiasmo a basso, monta, d'altronde primo posto in classifica, formazione neopromossa, tra poco il servizio di Paolo Renzetti è in fase di montaggio.
svantaggio, sono rientrati da pochissimo da Matelica, di Matelica Vastese. Però ti faccio commentare il messaggio prima che abbiamo mandato. Sarebbe ora che qualcuno a Pineto si prenda la responsabilità di una campagna acquisti sbagliata. Adesso si tenta di recuperare con innesti in corsa, confermando gli errori di mercato. A livello di campagna acquisti, perché effettivamente sono arrivati Straccia e Ragazzo già in gol oggi sul calcio di rigore, tu come che analisi dai? Allora, io do un'analisi semplice, nel senso che ora, al di là di chi sia stato acquistato, chi non è stato acquistato, ad oggi ti dico solo questo: Ammazzalorso ha costruito una squadra, secondo me, questo è quello che penso io, poi magari posso anche essere smentita, però ha costruito una squadra, immaginato una squadra che ad oggi non è ancora, per come l'ha immaginata lui, mai andata in campo una volta. Cioè il mister non è riuscito ad oggi a mettere mai in campo la formazione tipo, diciamo. Quindi, secondo me, cioè alla fine una campagna acquisti sbagliata non lo possiamo ancora dire, a mio avviso, perché in realtà ci sono giocatori che sono fuori dall'inizio, che non hanno ancora mai giocato. C'è stata questa ecatombe di infortuni. Ora il mister dice: non andiamo cercando alibi, non cerchiamo alibi che non. Però è inevitabile che comunque, a mio avviso, hanno inciso. Sì. Perché Emili sta giocando, tra l'altro io lo voglio sottolineare perché secondo me va fatto un plauso a sto ragazzo, sta giocando in un ruolo dall'inizio che non è il suo, perché lui ha sempre giocato come esterno, non ha mai giocato come centrale a centrocampo. Cioè, sono cose che secondo me vanno. Cioè, ci sono giocatori che non hanno giocato per niente, come Marfia, Logoluso, cioè sono tutti centrali che non hanno giocato proprio. Ok, quindi insomma c'è ancora da aspettare. Prima di andare in pubblicità, però, Roberto, ti volevo chiedere, questi nuovi, l'inserimento dei due nuovi, Straccia lo conosciamo, Ragazzo, ancora di più, come si stanno inserendo? Si stanno inserendo bene, sicuramente sono due acquisti che possono darci una grossa mano. Ragazzu, Mauro non ha bisogno di presentazioni perché è un attaccante che in queste categorie in Serie D ha fatto sempre bene, dove è stato ha fatto sempre gol, quindi sicuramente potrebbe farci comodo alla causa, nostra Certo. causa. Vai, continua, Niente, continua. Straccia sinceramente non lo conosco benissimo come giocatore, però sicuramente se è venuto qui a Pineto e la società ha cercato di portarlo qui, sicuramente è un buon giocatore che anche esso potrebbe darci una grossa mano a centrocampo soprattutto, che adesso siamo in difficoltà, come diceva Roberta. Un saluto a te, Jacopo, Ania, Andrea, sempre Forza L'Aquila. Ciao, 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 ciao. Ci fermiamo però per la pubblicità, non cambiate canale, poi continuiamo. Ancora con tanta Serie D, a tra poco. Allora, eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Ci state continuando a scrivere, ma soprattutto da Picciano. E allora io chiedo l'ausilio, non tanto dal punto di vista calcistico, perché Andrea Costantini non solo voleva aggiungere qualcosa su Picciano, ma perché Andrea, la cosa che ci interessa maggiormente è, dal punto di vista calcistico, ma a Picciano cos'è che c'è? Aspetta che mi sa che non funziona il microfono. Funziona? Dovrebbe Adesso sì, esserci. adesso sì. No, no, non funziona. Non funziona il microfono. Ok, va bene. Allora, io direi di andarci a vedere, di passare dal girone F al girone G, perché nel girone G oggi c'è stata la vittoria dell'Aquila per 3-1 sul Lanusei, partita che era iniziata con la contestazione o comunque il malumore dei tifosi aquilani, che però poi si è risolto in una bella prestazione da parte della formazione di Morgia, che sale a quota 9 punti con la doppietta di Russo e il gol di Minincleri. Attutisce per un attimo una situazione non particolarmente semplice, perché d'altronde lo sappiamo, l'Aquila è una delle principali favorite alla vittoria del campionato. E allora ci vediamo la partita. Ah, bisogna aspettare?
Sì. Bisogna aspettare, Andrea? 5 secondi. 5 secondi? Li contiamo insieme. 4, 3, 2, 1. Allora ci dici che cos'è che ti interessa di Picciano? No, non ci credo, ma ogni volta che inizi a parlare di Picciano va via il microfono. L'Aquila l'anno 6, 3-1. L'Aquila Calcio centra la prima vittoria stagionale allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per 3-1 a spese della sarda Lanusei. Inizio di gara caratterizzato da ostilità in curva con l'esposizione di striscioni di protesta che invitavano la dirigenza a lasciare la società. Una tensione palpabile anche in campo, dove i rossoblù giocavano molto il centrocampo, creando ma non concretizzando, a fronte di un Lanusei meno ricercato nel giocare la sfera, ma più vivace ed aggressivo. Al 21esimo, però, la prima palla gol dà la sveglia ai rossoblù. Dopo una respinta difettosa dell'estremo sardo, che atterra anche un compagno, Russo intercetta il rimpallo corto, calcia, ma centra la traversa. Al 30esimo e poi Minincleri, instancabile per tutta la partita, che calcia ma manca la conclusione solo davanti al portiere. Arriva la prima marcatura dell'Aquila Calcio al 42esimo con Russo. Un gol da manuale, il rossoblù buca la difesa e solo in area gestisce una palla servita da Minincleri, scarta il portiere e gonfia la rete. Nel secondo tempo i rossoblù sono visibilmente più sicuri e decisi, mentre il Lanusei soffre il carattere della riscossa aquilana. Al 7esimo arriva la seconda rete dei padroni di casa. Russo entra in area a palla al piede, calcia da sinistra un bolide che il portiere non trattiene e la curva esulta la doppietta. Mister Morgia rinforza il centrocampo per salvaguardare il risultato, sostituendo Capitan Lavista con Benci e poi Valenti con Bertocci. Lanusei esprime un gioco più rozzo dell'Aquila e non riesce a superare il centrocampo, sebbene gli attacchi siano continui, fin quando, infatti, al 42esimo, anche gli ospiti colgono di sorpresa i padroni di casa con un tiro da fuori area. Ahmed gonfia la rete di Farroni impotente. Reazione dei padroni di casa, finito il tempo regolamentare, al 46esimo con Minincleri arriva il 3-1. Servito dalla fascia sinistra, parte in avanti da oltre metà campo, Minincleri semina tre avversari e solo davanti al portiere appoggia di piatto sinistro con freddezza chirurgica il gol partita. A fine partita, mister Massimo Morgia sfoga la sua amarezza per la mancanza del presidente in tribuna e per un ambiente ostile e impaziente che non aiuta il suo progetto che sta dando comunque risultati. Non è questo che io volevo una grande unione fra tutti, invece è un continuo rincorrere di tensioni e questo leva tranquillità, serenità. E nessuno, cioè, oggi giocava un 99, un 98, tutto l'anno scorso dicono che è stato tutto fatto male, non è stato tutto fatto male perché oggi giocavano tre ragazzini dell'anno scorso. La sconfitta qui può essere anche messa in programma, il fatto che i miei giocatori siano un po' giù e siano un po' arrabbiati mi fa anche piacere, perché vuol dire che si sono resi conto che forse qualcosina in più potevamo raccogliere. Vittoria per 3-1 dunque dell'Aquila contro il Lanusei. Tra un po' rivediamo il terzo gol dell'Aquila, quello realizzato da Minincleri. Però, Andrea, ce la facciamo? Spero di sì. Allora, intanto, se ci aiutano a capire in che campionato gioca il Picciano, e poi dicono Forza Picciano, io dico anche Forza Piccianello, che okay. È una frazione appunto di Picciano dove... negli ultimi weekend di luglio ogni anno si tiene una splendida sagra della scrippella o della pizzonda, non vorrei sbagliare il nome, quindi anche Forza Piccianello, mi unisco. È chiaro che è una cosa che ci interessa dal punto di vista gastronomico, anche perché sono le 20:12, un certo langurino comincia a venire. Senti, Andrea, vengo da te. Sei mai stato al campo di Picciano? No. Io sì. Tu sì? Com'è? Sì. Un bel campo. Magari ce lo diranno loro con un messaggio. Riempiamo ancora di più l'Aragona domenica contro il Campobasso. Sosteniamoli sempre di più, Forza Vastese. Tra poco il servizio di Matelica Vastese. Ma è chiaro che a questo punto, Roberto, vengo da te. Tu te l'aspettavi che la Vastese potesse fare un exploit, almeno in questo inizio del genere, una formazione neopromossa come voi d'altronde? Sicuramente il risultato di oggi
potrebbe essere a sorpresa, però la Vastese, ti dico che noi l'abbiamo incontrata in Coppa Italia e mi ha fatto una buona impressione, una squadra ben organizzata, composta da ottimi giocatori, e quindi penso che se a questo punto dalla sesta giornata si trova lì sopra, penso che anche qualcosa di meritato c'è. Rivediamo il terzo gol, Maurizio, di Minincleri, il gol che di fatto chiude la partita allo stadio dell'Aquila. Andrea, aiutaci anche tu, questa è l'azione. Ecco, fermiamoci quando parte il pallone, Maurizio. Dobbiamo fermarci quando parte il pallone, quando qui dobbiamo fermarci. Sì, se non c'è nessuno sotto, fuori inquadratura, la sensazione è che sia proprio fuori gioco, sì. Siete dello stesso avviso? Sembrerebbe oltre. Senti Andrea, questa situazione all'Aquila che si è ribaltata nel corso dei 90 minuti, contestazione che probabilmente non è che finisca solo perché hai battuto il Lanusei. No, ma tra l'altro, attenzione, non so se avete ascoltato bene le parole di Mario. Aspetta Andrea, che abbiamo ancora problemi con il microfono e quindi tra un po' torneremo da te. Però insomma Morgia ha detto ci vuole unità di intenti, voglio tutta la piazza unita in vista di un obiettivo comune. È chiaro che questa frattura o comunque questa contestazione che si è creata nel capoluogo non facilita in questo momento, probabilmente più dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sportivo, quanto sta accadendo in rossoblù. Roberto, è chiaro che l'Aquila ha ambizioni di vertice, ambizioni di vincerlo questo campionato. L'avvio non è stato folgorante, ecco, mettiamola così, però insomma tempo ce n'è in abbondanza, sì, per sì, recuperare. Siamo solo alla sesta giornata, sicuramente come dicevi non è facile fare calcio all'Aquila, è una piazza esigente e sicuramente se poi si va incontro a queste spaccature, queste divergenze, potrebbe essere solo difficoltoso per l'andare avanti del campionato. È chiaro che non è facile, però l'Aquila ha tutti i mezzi per rimontare. Vediamo la classifica, Maurizio, del girone G di Serie D, perché insomma la distanza è, Andrea, non è elevatissima. Ah, un attimo. Ok, la distanza non è elevatissima perché se vedete sono 4 punti dall'Arzachena all'Aquila. È cortissima, Roberto. La classifica è ancora molto corta, quindi insomma cioè l'Aquila ha tutte le possibilità per andare a recuperare anche sulle prime in classifica. Ovviamente bisogna cercare di tenere l'ambiente unito, perché andare a creare delle spaccature adesso potrebbe soltanto compromettere e fare male piuttosto che fare bene, insomma. Certo, assolutamente. Poi questo Minincleri davvero molto, molto interessante, questo ragazzo anche russo oggi doppietta, però Andrea è pronto? Ok, Andrea. Sì, ecco, allora dicevo che praticamente la classifica è corta, ma è anche inevitabile perché siamo soltanto alla sesta giornata e chiaramente, a meno che non ci sia una squadra che ha punteggio pieno, e non è questo il caso, è chiaro che il fronte è compatto. Peraltro ci sono tante pretendenti, ormai queste squadre le stiamo imparando a conoscere: Rieti, Flaminia, Albalonga, Arzachena, sono tutte squadre che possono ambire alla vittoria del campionato, come l'Aquila. Ci sarebbero delle outsider come ad esempio l'Avezzano, che ora è incappata in queste due sconfitte consecutive, poi dopo parliamo del campo di Picciano, però è chiaro che l'Aquila deve far leva sulle parole di Massimo Morgia. Bisogna stare poi attenti, perché Morgia ha basato la sua presenza all'Aquila sulla compattezza dell'ambiente, sullo stadio senza le barriere, quindi bisogna metterlo nelle condizioni di portare avanti il suo lavoro, visto che è un allenatore vincente, specie in queste categorie. Se lui continua a notare
tutte queste fratture, io non so come possa prenderla e non so se lui andrà avanti fino in fondo con questo progetto, al di là del fatto che lui deve comunque fare risultato. Però lui oggi ancora una volta, nonostante la vittoria, la prima al Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia, ha detto anche oggi si sono palesate tutte queste fratture nell'ambiente. Questo non va bene, perché va bene che nel corso della partita con la vittoria è tornato un po' il sereno, però al primo minuto non erano queste le condizioni. E allora oggi cosa sarebbe successo se ci fosse stato soltanto un pareggio? È chiaro che bisogna remare tutti dalla stessa parte e non c'è grande stima tra una parte importante della tifoseria e la dirigenza, però non è questo poi il modo per risalire di categoria. Bisogna andare compatti e bisogna mettere da parte quelli che sono gli attriti per cercare di conquistare il risultato, perché siamo a inizio stagione e questa squadra, anche se a mio avviso deve essere un po' aggiustata, magari nel mercato di dicembre mettere qualche giocatore un po' più di sostanza, qualcuno che in mezzo al campo si faccia sentire, ma che sia anche un giocatore capace di giocare di rottura rispetto ai vari Zane e La Vista, che sono più di costruzione. Al di là di questi aggiustamenti che secondo me vanno fatti, però poi la squadra può assolutamente, ha i titoli per competere per la vittoria finale. Sì, peraltro anche dagli SMS vediamo che invece comunque la passione e l'entusiasmo e la speranza c'è, perché stanno arrivando molti messaggi dall'Aquila di sostegno alla formazione rossoblu. Poi peraltro è arrivato prima un messaggio: vi lamentate? No, non ci lamentiamo di niente, sì, figuratevi, che ce ne importa a noi dell'anno 6, per noi l'importante è segnare la squadra di casa nostra, poi può farlo anche con le mani in fuorigioco. Peraltro ci spiegano che il campo di Picciano è umido e freddo solo per veri uomini, ed è territorio di Vestina News, che noi salutiamo davvero con grandissimo affetto. Tra l'altro ti dico che nei pressi c'è anche un distributore di benzina, e vicino a questo distributore c'è una sorta di balcone, quindi volendo si può assistere alla partita molto molto in alto. Ah, ok, alto. Tu ci sei stato mai, Roberto, al campo di Picciano? No. Il tema della serata, il campo di Picciano. Però adesso ci andiamo a vedere una vittoria, poi ti faccio rispondere, Roberta, su Roberto Giammarino, su quel messaggio che è arrivato prima. Vittoria 3-0 del San Nicolò sulla Recanatese, vediamo. Aveva bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica il San Nicolò e soprattutto per dare un calcio alla sfortuna di questo avvio di stagione. L'avversario di turno, per giunta in trasferta, non era per nulla dei più semplici, ma a Recanati la formazione di Massimo Epifani ha giocato con una certa padronanza, imponendosi con un secco 3-0. Recanatese distratta, nervosa e con poche idee a centrocampo, dove la squadra di Possanzini ha cercato troppo spesso il passaggio orizzontale anziché la verticalizzazione. Mordini nell'uno contro uno con Massetti ha fatto vedere buone cose, ma ai giallorossi è mancato soprattutto l'apporto dei giocatori più esperti come Miani, Cianni, Falco. La squadra di casa ha cercato di sorprendere i teramani presentandosi con una difesa a tre, ma Epifani è stato bravo inizialmente a schierarsi con un 4-4-1-1 per poi passare dopo pochi minuti al suo modulo preferito, il 4-2-3-1. Prima della gara gli inservienti hanno irrigato il sintetico del Tubaldi, nonostante la pioggia caduta in nottata e per gran parte della mattinata. Il San Nicolò parte bene. Dopo pochi secondi Mozzoni lascia partire un traversone dalla sinistra, Liotti esce male e smanaccia, evitando però che Traini e Massetti possano impattare con la sfera. Superato il pericolo, i leopardiani iniziano ad alzare il baricentro. La girata di Miani non inquadra lo specchio della porta, mentre poco dopo la rasoiata di Mordini termina sul fondo. Il vantaggio ospite arriva su calcio di rigore, angolo per i biancazzurri. Milillo di testa fa da sponda per Traini, che viene toccato da Liotti. L'arbitro assegna la massima punizione, che Traini trasforma per il terzo centro personale di questa stagione. Da questo momento in poi la Recanatese sparisce, commettendo una serie incredibile di errori. Il 2-0 ospite nasce da una palla recuperata da Traini in contrasto con Falco. L'attaccante di Epifani riesce ad appoggiare per Massetti, che con il destro trafigge Liotti. È il 36esimo. Reazione giallorossa con il traversone di Patrizi e il colpo di testa di Fioretti. La sfera termina sul fondo. Prima del riposo c'è anche il tempo per registrare un palo timbrato da Napolano. Il tapin di Massetti viene invalidato dalla sua posizione di offside. Con il doppio vantaggio il San Nicolò se ne torna negli spazi.
spogliatoi, mentre il pubblico di casa non gradisce la prestazione di Cianni e compagni. Nella ripresa, al decimo occasione per i marchigiani, Ciotti interviene in maniera goffa, Miani però non inquadra lo specchio della porta. Dentro D'Angelo, al posto dello stesso Miani, Recanatese è più vivace, le due squadre creano un'opportunità per ciascuna. Per il San Nicolò sbaglia Stivaletta. Per i locali, Mordini serve un assist al bacio per Fioretti, Ciotti si supera. Alla mezz'ora la terza rete degli ospiti che manda la partita in ghiacciaia. La firma è di Moretti, subentrato qualche minuto prima a Traini, che si invola verso Liotti dopo l'errore di Patrizzi. D'Angelo è piuttosto nervoso, rimedia il secondo giallo e doccia anticipata di un quarto d'ora. Poi solo normale amministrazione per gli abruzzesi, che se ne tornano a casa con i tre punti e una classifica indubbiamente migliore. Recanatese invece in piena zona play-out, due punti appena conquistati nelle ultime quattro giornate. Vittoria rotonda per il San Nicolò a Recanati, un'iniezione di fiducia per una squadra che fino a questo momento non è che avesse lasciato una traccia folgorante negli astanti. Forza Avezzano, Lupo Marsicano, Barone 76. Roberto, a proposito di San Nicolò, è inevitabilmente una delle candidate a recuperare. Fate gli auguri al presidente Bolami della Vastese, ha festeggiato il suo compleanno con una bella vittoria. Beh, auguri allora, davvero complimenti e auguri. Il San Nicolò è una squadra costruita per vincere, è inutile girarci intorno, ma dopo ti giro questa domanda. Avete un po', secondo voi, che tipo di squadra è? Sta ancora soffrendo? Cioè, è un campionato in cui soprattutto all'inizio le big possono soffrire qualcosa? Sì, magari soprattutto all'inizio possono soffrire qualcosa, magari c'è bisogno di qualche partita per assestarsi un attimino. Comunque il San Nicolò, come dicevi, è una squadra che è stata costruita sicuramente per vincere, per far bene, per stare in alto, perché ha ottimi giocatori. Quindi pian piano, secondo me, la forza del San Nicolò uscirà. Allora, ti giro, Morgia, devi capire che la tifoseria si è stancata contro la società, sono 18 soci, uno per giocatore, la squadra allestita mediocre, fidati Andrea, Jacopo, Massimiliano. Mi fate vedere la domanda per Roberto, così gliela giriamo. Vorrei chiedere a Sacchi 8 milioni in campo anche oggi, il Pineto, a parte gli assenti, ma il non gioco a chi si deve attribuire? Adesso trovare, diciamo, colpevoli quando ci si trova in questa situazione è troppo facile, diciamo, però sicuramente il fatto degli assenti ha influito, perché solo la prima partita abbiamo potuto schierare due centrocampisti di ruolo, poi dalla seconda giornata in poi sono stati adattati a centrocampo giocatori come Colleruolo e Miri, che sono esterni di centrocampo. Loro hanno fatto bene, però magari potrebbe influenzare un po' sul gioco, sulla manovra e un po' su tutto, diciamo. Prima è arrivato un messaggio che si riferiva a noi del fatto che si parla, cos'è che non avevamo visto la settimana scorsa? Sempre riferito al rigore dell'Aquila. Ma noi la settimana scorsa purtroppo le immagini da Zachena non le avevamo, infatti abbiamo chiesto anche scusa per questo, quindi non, anche volendo non potevamo vederlo per forza di cose. Andrea, dimmi. Il microfono, Andrea. Arrivati dei messaggi, non so se Maurizio riesce a ripescarne qualcuno sul fatto che alla fine i tifosi non è che ce l'abbiano con la squadra, con Morgia, ma con la società. Dovrebbe essere questo il senso, però la società ora è questa, volente o nolente è questa, e la squadra è questa, fatta da questa società. Non è che si possa cambiare la società dall'oggi al domani. Ora, che ci sia questa contestazione è pacifico e non da oggi, però se i tifosi dell'Aquila, perlomeno chi è in contestazione, riuscisse a mettere questo da parte e a sostenere la squadra, e poi magari quando i giochi saranno fatti, quindi se questa squadra non sarà stata in grado di lottare per il primato, magari potrà riprendere la contestazione. Ma siccome siamo a inizio stagione, io penso che
mettere da parte i dissapori verso la società, concentrarsi solo sul campo e sostenere la squadra in vista dell'obiettivo finale, penso sia la cosa migliore. Se poi i risultati non arrivano, sarà a quel punto pacifico tornare a contestare la società, e i dirigenti poi dovranno insomma fare le loro valutazioni a quel punto. Ma ora prendersela con la società e mettere di mezzo anche la squadra, nel senso far arrivare minore sostegno e quant'altro, penso che sia soltanto controproducente. Quindi è importante tifare l'Aquila e sostenere la squadra, l'allenatore e tutto lo staff tecnico. Dopodiché ci sarà tempo e modo, se i risultati non arrivano, per ricontestare la società, che ora è questa, e non è che dall'oggi al domani si fa un passaggio di proprietà. Assolutamente, hai perfettamente ragione. Ciao Jacopo, ogni domenica sempre presente, come sempre Giulianova fa una bella prestazione da Luca. Ciao Luca, io do la buona serata, il bentornato direi, a Paolo Renzetti da Materica. Ciao Paolo. Buonasera, grazie Jacopo. Allora, tra un po' il servizio sarà pronto, però insomma volevamo chiarire il fatto che il vicepresidente della Vastese, viste anche le condizioni avverse del meteo, giustamente ha preferito tirare dritto, sarebbe dovuto essere qui con noi. C'è un diluvio in corso proprio dal confine tra Marche e Abruzzo, mi hanno contattato telefonicamente scusandosi per questo forfè dell'ultimo minuto, però devo dire che tra l'altro io non ero mai stato a Matelica, Jacopo, ma la cittadina in provincia di Macerata è davvero lontana dalle nostre parti, siamo al confine quasi con l'Umbria, e dunque ovviamente i dirigenti sono partiti poco dopo la fine della partita, e è chiaro che con queste condizioni meteo ci sono stati dei problemi anche per noi per raggiungere qui gli studi di Silvia. Senti, che è chiaro che il risultato parla da solo, ma che Vastese hai visto a Matelica? Oggi era una prova di maturità superata a pieni voti. Sì, una prova di maturità, una prova di forza da parte della formazione aragonese, perché di fronte c'era il Matelica che condivideva la vigilia di questa giornata il primo posto in classifica, ma al di là delle assenze importanti che avevano i marchigiani, quella di Esposito, diciamo, su tutti. Quella di Esposito, anche di Borgese, voglio dire, quella marchigiana è comunque una formazione di primissimo livello. Qualcuno faceva una battuta in tribuna, qualche collega, con i soldi che sono stati spesi dal Matelica per acquistare Pera, la Vastese insomma ha quasi fatto mezza squadra, quindi voglio dire, il Matelica ha un presidente che non bada a spese, che ogni anno riesce ad allestire formazioni sulla carta davvero forti, e lo è anche quest'anno il Matelica, però oggi in campo si è vista una Vastese, ricordiamolo, matricola di questo campionato, perché qualcuno probabilmente ha dimenticato che lo scorso anno la Vastese era in eccellenza. Dicevo, squadra costruita direi con grande intelligenza dalla società, squadra esperta, diciamo, che riesce in un certo senso in alcuni momenti, in alcuni frangenti della partita, anche a congelare, se mi permetti il termine, gli avversari. Oggi è stata anche un pizzico fortunata la squadra di Colavito a trovare il gol nell'ultima azione del primo tempo, poi nella ripresa c'è stata la sfuriata iniziale del Matelica, poi nella seconda parte è uscita fuori la maggiore esperienza, anche la forza fisica di una squadra composta da molti giocatori meridionali che hanno giocato spesso nei gironi proprio del sud Italia, dove si fa preponderante anche il gioco fisico, e anche dal punto di vista fisico oggi la Vastese è stata superiore al Matelica, è riuscita a chiudere un po' tutti gli spazi, poi nel finale è uscita fuori la squadra di Colavito, ha segnato il 2-0. E anche la scaltrezza, Paolo, oltre che il gioco fisico, anche la scaltrezza e la furbizia, è per questo che, scusami se ti interrompo, mi ha stupito il fatto che la Vastese tipo a San Marino sempre in vantaggio si sia fatta rimontare 4 volte, come mi ha sorpreso il fatto che 11 contro 9, anche partendo dall'1-0, poi diventato 1-2, abbia pareggiato quella partita col Monticelli, perché altrimenti, siccome quelle partite si potevano vincere tranquillamente, ora la Vastese sarebbe
prima da sola a punteggio pieno. Poi magari gli errori ci stanno, è per questo che non si vincono tutte le partite, però se ripenso a quel San Marino Vastese soprattutto 1-3 poi 3-4, una squadra così esperta poteva portare a casa i tre punti. Sì, hai detto bene, squadra esperta che è anche nel secondo tempo oggi in un momento un po' difficile della gara è riuscita con quel gioco un po' particolare anche a spezzettare il gioco della formazione avversaria, a far trascorrere qualche minuto. Una squadra esperta formata da giocatori che giocano in queste categorie da diverse stagioni e che poi però nel momento giusto riesce a piazzare il colpo importante. È accaduto nella gara di oggi alla fine, era accaduto nella gara di oggi alla fine del primo tempo, è successo alla fine del secondo. Dunque i due momenti finali dei due tempi sono stati due momenti decisivi. Matelica non è stata la squadra che i tifosi di casa avevano visto nelle precedenti occasioni, però parlavo con alcuni colleghi marchigiani a fine partita che mi dicevano come questa squadra non stia anche sul piano del gioco, non stia proprio rispettando alla lettera, diciamo, quelle che erano le attese della vigilia. Sì. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, tra pochissimo il servizio di Matelica Vastese, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Non ti ho risparmiato la domanda cattiva che è arrivata prima su Roberto Giammarino. Ma perché a me le domande cattive? Perché giustamente Roberto è difensore del Pineto, non può rispondere. Ed è giusto che chi segue le vicende del Pineto da vicino faccia un po' una disamina anche rispetto a chi diceva è ora che Giammarino si prenda le responsabilità. Ma guarda, poi facciamo rispondere Paolo Renzetti sul tridente, cosa ne pensi di Fiore, Prisco, Felici. Guarda, sinceramente adesso dopo 6 giornate dire con tutta poi le, ovviamente ecco, cioè Giammarino diciamo non è che c'entra qualcosa con la preparazione e gli infortuni. Ecco, anche sulla preparazione perché stavano dicendo giustamente dicevano cioè nel messaggio c'era, se non mi sbaglio, dice la da imputare gli infortuni alla preparazione. Ovviamente si tratta quasi di tutti infortuni muscolari o di tipo muscolare o tendineo. Quindi pure anche la società faceva difficoltà a cercare di capire come mai ci fossero stati tutti questi infortuni. Non se lo spiegano nemmeno loro, sinceramente. Può darsi che qualcosa possa essere imputato anche alla preparazione, non lo escludiamo. Però comunque i ragazzi, Roberto sta qua, hanno comunque fatto lavoro di potenziamento al mattino e poi il pomeriggio, cioè quindi una preparazione abbastanza classica, insomma, tra virgolette, quindi non è che dici non l'hanno fatta o comunque hanno fatto qualcosa di particolare. Sono abbastanza inspiegabili effettivamente tutti questi infortuni. Per quanto riguarda Giammarino, io penso che insomma dopo 6 giornate sia un po', insomma, un po' troppo forte il discorso di dire Giammarino ecco, faccia un passo indietro. Mi sembra un po' esagerato, dai. È pronto il servizio di Matelica Vastese, poi ci rispondi a al tridente Fiore, Prisco, Felici. A proposito, senza il, come l'hanno definito, Maradona dei poveri, Esposito, Vittorio Esposito, anche togliendo, non è, il Matelica è tutt'altro che una squadra di medio-bassa classifica. Leggo solo alcuni nomi: Francesco Lunardini, Filippo Baldinini, Manuel Pera, insomma Daniele Degano, Giorgio Galli. Questo è per capire di che squadra stiamo parlando, Quindi, insomma, medio-bassa classifica. Quanti ne vorrei? Te ne basterebbero un paio a te, Roberto, di questi? No, sicuramente sono giocatori che importanti, che hanno fatto sempre queste categorie e hanno fatto bene, quindi magari limitarsi a dire che è un Esposito dipendente. Senza Esposito dipendente magari è un po' esagerato. Matelica Vastese 0-2 il servizio è di Paolo Renzetti, vediamo.
Va alla Vastese lo scontro al vertice del girone F. Al Giovanni Paolo II di Mattelica i ragazzi di Colavitto si impongono con il più classico dei risultati al termine di una gara non semplice ma che i biancorossi hanno interpretato al meglio. Per gli aragonesi resta il primo posto in classifica, a braccetto con l'Olimpia Agnonese, ma soprattutto la consapevolezza di poter recitare in questo torneo un ruolo di primo piano. La squadra di Colavitto scende in campo quasi al completo, l'unica defezione è quella del difensore capitano Allocca, sostituito dall'ultimo arrivato Bartoli, che lascerà poi il segno. Nel Matelica assenze pesantissime con il forfè del bomber ex Pescara Vincenzo Esposito e del centrocampista Borgese. Si comincia davanti a spalti gremiti con numerosa e calorosa rappresentanza vastese. La formazione ospite in maglia biancorossa per dovere di ospitalità inizia in modo prudente con i locali a cercare di fare subito la partita, ma con i portieri praticamente mai seriamente impegnati. All'ottavo prima emozione di marca locale con un cross dalla sinistra di Pera per Degano che viene anticipato al momento della conclusione da Campanella. Al 17esimo arriva la risposta della Vastese con Prisco che dopo una buona azione personale mira all'angolino con Marcantonini che para. Miracoloso però l'intervento sul capovolgimento di fronte del portiere della Vastese Russo che con i piedi nega la gioia del gol a Manuel Pera. Al 26esimo lo stesso Pera lanciato in contropiede viene affrontato fuori area di rigore da Russo e poi termina a terra con il direttore di gara che lascia però proseguire andando poi ad allontanare dalla panchina locale il dirigente accompagnatore del Matelica per proteste. Protestano anche i tifosi e i giocatori di casa ma il fischietto campano dice che non c'è fallo. Al 34esimo punizione di Degano e palla in aria per Galli che quasi in scivolata conclude debolmente fra le braccia di Russo. Al 42esimo tiro cross di Bartolini con il portiere ospite costretto a respingere con i punti. Ma il dolce arriva nel finale di primo tempo quando Prisco di testa su punizione calciata da Fiore mette alle spalle dell'incolpevole Marcantonini. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio gara e con il Matelica in attacco. Al settimo Menzà salva su Baldinini mentre al decimo è Russo a respingere con le mani su conclusione ravvicinata di Pera. I marchigiani attaccano senza quasi soluzione di continuità. La Vastese cerca di sfruttare il contropiede ma gli spazi per la formazione abruzzese sono ristretti. Al 17esimo per la squadra di casa ci prova ancora Pera ma la sua conclusione è parata da Russo. Passa qualche istante e Pera crossa al centro dell'area piccola per Galli che arriva in scivolata con un attimo di ritardo. Al 18esimo Di Maio già ammonito tocca forse il pallone con la mano ma il direttore di gara segna la semplice punizione ai padroni di casa non andando a sanzionare con il giallo per la seconda volta il giocatore marchigiano. Il finale di gara vede gli assalti disordinati dei padroni di casa che al 37esimo restano in 10 per il secondo giallo sventolato questa volta a Di Maio per fallo di gioco su Felici. In 10 il Matelica rischia di andare ancora sotto ma al 40esimo Prisco di testa si divora il 2-0 davanti a Marcantonini. Il finale è ancora una volta dolce così come era stato nel primo tempo quando Bartoli al 43esimo va a siglare il gol del 2-0 che chiude definitivamente la gara e in maniera trionfale per la squadra del presidente Bolami. Davvero una bella vittoria quella della Vastese, l'abbiamo vista, sei in debito della risposta su questo tridente. Sì, un tridente che oggi... Fiore, fatto... Prisco, Felici, adesso Prisco segna anche da casa sua. Sì, abbiamo visto Felici giocare un'ottima gara, poi in occasione del primo gol della Vastese c'è stata la doppia firma di Fiore e di Prisco perché Prisco è andato a colpire di testa a due passi dal portiere del Matelica su splendida punizione calciata da Fiore. Sono giocatori che possono fare molto bene in questo campionato, Prisco sta facendo benissimo, tre gol domenica scorsa nella vittoria casalinga con la Recanatese, oggi un gol ma nel finale abbiamo visto delle immagini, Prisco è andato vicinissimo alla doppietta personale, quindi un giocatore che non tocca tantissimi palloni ma quando tocca quei palloni importanti in area di rigore spesso riesce a creare grandissimi problemi alle difese avversarie e oggi è stato ovviamente determinante e decisivo perché quel gol segnato sul finire del primo tempo è stato importante perché ha permesso
permesso di sbloccare il risultato, ma di far tornare la Vastese negli spogliatoi con il vantaggio, e questo da un punto di vista psicologico è stato sicuramente importante. Vedi anche questa occasione avuta nel primo tempo e poi il gol segnato sul finire della prima fazione, l'occasione avuta negli ultimi minuti, anzi due occasioni ha avuto, un'altra dalle immagini non si vede, due occasioni ha avuto Prisco nel finale, quel colpo di testa che abbiamo visto, e poi un'altra occasione quando la partita era praticamente abbondantemente finita. C'è stato qualche episodio dubbio, Jacopo, abbiamo visto, stiamo vedendo dalle immagini quel contatto del portiere russo con un giocatore avversario fuori dell'area di rigore, poi c'è stata l'occasione del tocco con la mano nel secondo tempo del giocatore del Matelica che era già ammonito, sì, Di Maio a termine di regolamento, quella era azione da ammonizione e Di Maio doveva essere espulso. Lo è stato ugualmente, diciamo, poi più tardi. L'espulsione è arrivata qualche minuto dopo, però anche lì, diciamo, il direttore di gara non è stato precisissimo. E poi nel finale quello non è sicuramente un giallo, perché il secondo gol della Vastese è stato, diciamo, lo hanno visto tutti, il pallone è entrato, ha oltrepassato abbondantemente la linea di porta quando Marco Antognini ha bloccato la sfera, la stessa aveva già oltrepassato la linea bianca. Ci andiamo ad ascoltare, poi ci dovrete rispondere sull'arbitraggio di Pineto San Maurese, stavamo... per cui qualcuno si è lamentato, non ci ha detto nulla. No, stavamo discutendo un attimino io e Roberto proprio di questo. Però aspetta, prima fammi sentire il presidente della Vastese, Bolani, che oggi ha festeggiato il compleanno. Tanti auguri. E anche Gianluca Colavitto, che ha detto: verrò ospite quando perderemo una partita, e quindi non lo vogliamo ospite mai. Ma non per lui, ovviamente, si scherza. Bolami e Colavitto, vediamo. Colavitto, prova di forza della Vastese in casa del Matelica, formazione costruita per vincere il campionato. Oggi avete giocato anche d'astuzia, siete stati bravi, un pizzico fortunati a trovare il vantaggio nell'ultima azione del primo tempo, poi avete sofferto un po' all'inizio di ripresa e poi siete usciti fuori alla distanza. No, hai fatto un'analisi giusta. Queste sono partite difficili, che un episodio può girare a favore come è girato a fine primo tempo, però sulle palle inattive ci lavoriamo, quindi inizio secondo tempo abbiamo un po' sofferto la loro forza fisica, la loro veemenza. Abbiamo retto per un quarto d'ora inizio secondo tempo, poi la squadra ha ripreso il pallino del gioco. Sono contento perché i ragazzi li vedo sempre vogliosi, in allenamento li vedo che comunque si applicano, perché per me questi segnali sono segnali importanti. Così che hanno chiamato Colavitto sotto il settore distinti al 91esimo. Non so, l'hai sentito? Pure io li ho sentiti. Diciamo che sono un po' schivo, diciamo, però stanno nel mio cuore, li saluto sempre da lontano, non ne vogliono a male che non vada sotto la curva, ma li saluto sempre, loro lo sanno. Veramente avevo chiesto un regalo ai ragazzi. Me l'hanno fatto con tutto il cuore, anche perché stanno bene i ragazzi, sia mentalmente che fisicamente. Oggi hanno dimostrato dalle 5 partite che abbiamo fatto. E sicuramente devo ringraziare e devo contraccambiare con un regalo da parte mia a loro. Sapevamo che la Matelica è una squadra favorita del campionato, siamo di qua a fare la nostra partita e sicuramente c'è anche da soffrire. Soltanto loro sono consapevoli che ogni domenica c'è una sofferenza in corso. Loro lo sanno, stanno bene, e che deve dire? Bisogna dire soltanto grazie a questi ragazzi veramente, che si impegnano domenica per domenica. I tifosi lo sanno, li conosco tutti, fanno parte del mio cuore e sono un pezzo del mio cuore, li amo e lo sanno, però devono sempre comportarsi idonamente sia dentro che fuori. Complimenti, immaginiamo già l'atmosfera che si respirerà settimana prossima in Vastese Campobasso. Fate rivedere l'azione dell'uscita del portiere della Vastese. Certo che te la facciamo rivedere, l'abbiamo estrapolata e poi facciamo vedere anche il tocco di mano di Di Maio. Grazie davvero, eccolo qua, questa è l'uscita del portiere della Vastese su Pera. Allora, forse un messaggio che è arrivato prima, il rigore netto ed espulsione è fuori misura, perché insomma rigore proprio no. Siamo fuori dall'area, ma espulsione nemmeno, perché Pera in quella situazione non è
Roberto, chiedo il tuo ausilio, non è chiara occasione da gol? Non è chiarissima occasione da gol, che va verso l'esterno, quindi c'era anche un difensore, quantomeno un difensore in linea con il pallone, il difensore della Vastese, che poteva assolutamente l'uscita di Valentino Russo, è certamente fallo. Fallo sicuramente. Sicuramente. Però Andrea, correggimi se sbaglio. L'arbitro Jacopo non ha fischiato però la punizione. Ok, è l'unica. Io noi dalla tribuna avevamo avuto qualche dubbio sul presunto fallo di Russo su Pera. L'arbitro era Giampiero Miele di Nola. Andrea, chiedo il tuo ausilio. A me l'unica cosa che viene. Io ho qualche dubbio. Perché Pera mi sembra che vada a terra, Andrea, prima però, ancora che ci sia il presunto contatto. Secondo me simula. Non ti sentiamo, Andrea. Non ti sentiamo. No, dicevo che secondo me ci sono dei segnali di simulazione, perché a me sembra che lui vada a terra prima ancora che ci sia il presunto contatto, e non so neanche se c'è il contatto. Poi io chiedo a Paolo, si è rialzato Pera? Il contatto c'è però, Andrea. A me sembra che ci sia il contatto. Contatto c'è. A me sembra che il contatto ci che può stare quando. Andrea, che accentui poi la caduta, questo è fuori discussione. Secondo me la cosa è abbastanza cercata. E comunque sia, io non so, poi Pera si è ripreso, ha giocato il resto della partita, ha giocato regolarmente. Sì. Non so, però nel vedere questa dinamica mi sembra quasi che Pera vada ad abbassare le gambe verso il portiere per cercare apposta il contatto, perché lui sa che buttando avanti il pallone poi la palla esce fuori, lui non può fare più nulla. Allora tanto vale cercare di generare questo contatto con il portiere che non va proprio spedito per commettere fallo. Se vedete, le gambe non sono tese a dire palla o piede, lui si butta ma poi sostanzialmente non va con le gambe protese e tese per cercare di fermare l'avversario, e Pera secondo me cerca un po' questo contatto. Questa è la mia interpretazione. Ok, vediamo anche il fallo di mano di Di Maio, che doveva costare in questo caso l'espulsione per il giocatore del Materi, che sarebbe arrivato poi più tardi, però insomma questa è veramente una bella parata. No, dai. Ma se guardi l'assistente che è l'assistente, è proprio lì. Gli assistenti che devono segnalare solo le rimesse laterali e gli offside, o possono, quando c'è un episodio talmente chiaro, dire qualcosa all'arbitro? Io credo che lo possano fare. Sì. Tanto è vero che se andiamo avanti c'è la segnalazione, guarda qui, c'è la segnalazione, eccolo lì, lui lo segnala. Ah, vedi, allora, tra l'altro, non, a velocità normale, oggi proprio dalla tribuna non me ne ero neanche accorto, quindi doppio errore del direttore di gara, perché il tocco con la mano c'è. L'assistente segnala l'irregolarità, l'arbitro invece lascia proseguire. Qui c'erano gli estremi per il secondo giallo e per l'espulsione del giocatore. Porti fortuna, caro Paolo, porti fortuna, lo sappiamo, per questo è qui da noi. Dicevamo dell'arbitraggio, di Pineto San Maurese. Stavamo parlando proprio prima di questa cosa, anche perché qualcuno me lo ha detto anche a fine partita. Però se togliamo qualche piccolo episodio sulla gestione complessiva della gara, in realtà io non addosserei la responsabilità all'arbitro, anche perché era Giorgio Vergaro di Bari. I rigori c'erano entrambi. Su due episodi che abbiamo fatto vedere, che riguardano un fallo di Ndiaye con possibile, che poteva costargli caro, e un fallo di Pesaresi dall'altra parte, ha utilizzato lo stesso metro di giudizio, quindi non ha. Quindi secondo me, tolto qualche episodio sulla gestione complessiva della gara, però io non addosserei più di tanto la responsabilità all'arbitro. Era più o meno d'accordo anche Roberto. Sì. Forse sull'episodio del rigore a nostro favore, il giocatore che ha commesso fallo era già ammonito. Forse in quell'occasione andava nuovamente ammonito e forse espulso. Però questi, a parte i due episodi dell'occasione dell'ammonizione a Pesaresi e dell'episodio del fallo di Ndiaye, dove però comunque ha utilizzato lo stesso metro di giudizio, mi sento perlomeno di dire questo,
Per il resto, ecco, non è che abbia fatto un arbitraggio così scandaloso. Per favore fate vedere la partita di ieri sera di Teramo Padova. In chiusura lo facciamo vedere, tanto non è che manchi tantissimo, però dobbiamo vedere la partita del Civitelle di Agnone. Il Chieti va davvero vicino alla vittoria contro l'Olimpia Agnonese, rimontata nel e beffata nel finale, finisce 2-1. Vediamo. L'Olimpia per continuare il sogno in vetta alla classifica, il Chieti per risollevarsi da un pericoloso ultimo posto. Testa coda interessante al Civitelle di Agnone, chiuso alla tifoseria teatina con provvedimento della prefettura di Isernia. Arbitra Festa di Avellino. Per i locali esordio casalingo tra i pali, per il classe 96 Campanico, che si addormenta sull'attacco di Copponi dopo un solo giro di lancette. Brivido sulla schiena dei tifosi Granata, ma pericolo sventato. Meglio in campo i teatini, rabbiosi e aggressivi sul portatore di palla e corti nei reparti. Errore al settimo del difensore Rullo in disimpegno. Adiansi, lanciato a rete, si attarda nella conclusione. Rimedia in qualche modo Campanico in uscita. I locali iniziano a fare sul serio sui calci piazzati. Questione di centimetri per Cassese sull'angolo di Guerra, palla a fil di palo dopo 16 minuti. Ancora dalla bandierina Agnone, di nuovo pericoloso. Inzuccata dell'aitante Cassese, sporcata da Genovese. I molisani sono in difficoltà a trovare le chiavi per scardinare la difesa nero-verde. I lanci lunghi sulla punta Vitelli, preferito ancora Gragnoli, sono spesso preda di Capuano e trozzo di testa. Guerra al 37esimo tenta la conclusione dai 25 metri, si distende Ronchi. 180 secondi dopo risponde Copponi per gli abruzzesi dalla lunghissima distanza. Il cuoio coglie la parte alta della traversa. Nulla di fatto al rientro negli spogliatoi. La squadra di casa inizia la ripresa con altro piglio e inizia a schiacciare gli avversari all'indietro. Al quinto, dall'angolo del solito Guerra, Vitelli non impatta nel migliore dei modi di testa. La sfera termina fuori bersaglio da ottima posizione. Mister Mariani inserisce nel Chieti Ceccarelli per il difensore Capuani. L'Agnone alza i giri del motore, colleziona angoli su angoli. Di Federico subentra Vitelli nei molisani, il primo cambio anche per il tecnico del Grosso. Gli abruzzesi sono rintanati all'indietro, la ripartenza su rimessa laterale è letale al minuto 23. Il centravanti Faella mantiene in piedi da solo tutto il reparto offensivo e, dimenticato dalla difesa di casa, scarica in porta dove Campanico non può arrivare. Agnone 0, Chieti 1. I locali non demordono e con l'ingresso di Gragnoli per Di Lollo si dispongono a 4 in prima linea. La discesa di Guerra al 27esimo è premiata a centro area da Di Federico, che spinge nel sacco per l'1-1. I teatini crollano psicologicamente, i Granata spingono con le ultime forze, Ricamato si accentra ma scarica alto il suo destro. Ad un minuto dal 90esimo, sul 12esimo angolo a favore, è il difensore di colore Demoleon a staccare più alto di tutti e consegna ai suoi il successo. Nei 6 minuti di recupero il Chieti non riuscirà più a trovare la porta avversaria, ma i segnali per mister Mariani sono incoraggianti. Per l'Olimpia il sogno ad occhi aperti può proseguire. Davvero una beffa quella per il Chieti, raggiunto e superato nel finale. Tra un po' però rivedremo, tra le note liete, il bellissimo gol realizzato da Faella che ha portato in vantaggio il Chieti. Lo rivediamo. Eccolo qua, cross al centro, davvero, davvero bella, vero? Molto molto bello, neanche facile, benissimo, perché insomma ci sono due o tre giocatori che lo marcano. Davvero una bella intuizione quella di Faella. Note liete. È una delle poche note liete del Chieti, Faella, che è andato in gol anche nella gara disputata con il San Nicolò alla seconda giornata. Mi sembra che sia un giocatore che ha le qualità per fare bene in questa categoria e sia uno dei giocatori su cui diciamo si può puntare per il proseguo del campionato. È chiaro che si attendono altri rinforzi.
mi fa anche strano, perdonatemi, parlare del Chieti da un punto di vista meramente tecnico, però se ci vogliamo sforzare di farlo, diciamo che Faella è un po' uno di quei giocatori su cui si può puntare per il futuro di questo campionato, perlomeno per cercare di, se non altro, affrontarlo con dignità. Poi magari non sarà facile salvarsi o sarà molto molto complicato, però almeno schiodare quelli zero punti e fare appunto qualche, risultato utile. Ti faccio una domanda, a parte che sono arrivati altri messaggi, alcuni ti danno ragione sul fallo non fallo su Pera, altri si lamentano da Avezzano, dicono probabilmente il progetto non è il massimo, però ti faccio una domanda proprio sul Chieti, perché in settimana c'è stato questo confronto tra i tifosi e il sindaco Umberto Di Primio, che chiederà a Mauro Giacomini delle garanzie sul futuro di questa società. Ma non è un po' strano che un proprietario di una squadra dica: io a Chieti non metterò più piede? Ma la situazione è particolarmente complessa. Io capisco che i tifosi vogliono l'intervento del sindaco, ma il sindaco che può fare? Se il campo viene pagato regolarmente, poi la squadra viene fatta allenare a Caramanico o a Scafa, cioè, non è che si possono cacciare così i presidenti, le società e quant'altro. La situazione è particolare. Anche lo scorso anno c'era Pomponi, anche se si vigilava, ma poi, cioè, queste sono comunque delle società private e quindi vanno regolate in base a questi rapporti. Se poi, nonostante queste difficoltà, nonostante Giacomini dica io a Chieti non metterò più piede, vuole continuare a portare avanti questo progetto, avrà i suoi motivi. E poi possono essere motivi che piacciono o non piacciono, ma anche se non piacciono, cosa si vuole fare? Ora, che sia invisa questa proprietà lo si è capito, che si è quasi arrivato allo scontro la scorsa domenica lo si è capito. Il presidente dice: io a Chieti non metterò più piede, quindi la logica vorrebbe che a Chieti questa società non faccia più calcio, però continuano a farlo. E cosa che dobbiamo fare? Cosa può fare il sindaco? Azioni di forza, azioni coercitive, è anche difficile. Ora il sindaco ha ascoltato i tifosi e magari farà i suoi passi, magari ascolterà Giacomini, ma se poi Di Primio dovesse dire: Giacomini vai via, non è che Di Primio ha la forza di, dicendo a Giacomini vai via e con la bacchetta magica Giacomini scompare. È una situazione che si trascinerà fino alla fine e avrà, penso, un epilogo anche naturale, come purtroppo accade in queste situazioni. Staremo a vedere, ma dipende appunto dalla società, dipende da Giacomini o chi per lui portare avanti o no questo progetto. Purtroppo la piazza, più che manifestare il fatto che non sono ben visti, più di questo non è possibile. Allora, per il telespettatore che ci ha chiesto il servizio sulla partita di ieri sera, Teramo-Padova 0-0, ce lo rivediamo. Finisce senza vincitori né vinti e soprattutto senza gol il match del Bonolis tra Teramo e Padova, la conseguenza di una partita combattuta ma non bella, coi biancorossi penalizzati dalla defezione di Jefferson che ha tolto peso e incisività all'attacco, un pari che allunga la serie C della nuova gestione tecnica ma che serve a poco a entrambe, né Teramo né Padova riescono a dare una bella spinta alla loro classifica ed anzi il diavolo perde delle posizioni. Nofri confermerebbe l'11 che è impattato sul campo del Sud Tirol, ma il forfè nell'immediato pregara, come detto, di Jefferson, affaticamento il professore, regala una chance da titolare a Croce non ben sfruttata. Steffè e Ilari interni nel 4-4-2 disegnato dal tecnico Umbro, 3-5-2 per il Padova dello squalificato Brevi, in panchina il vice Bergamo, in campo Filippe in cabina di regia dopo un mese e mezzo di assenza, out netto, davanti ci sono Altinier e Alfageme. Prima della gara viene ricordato il giovane tifoso biancorosso Valerio Giannobile, scomparso nel corso della notte. Più Padova nel corso del primo tempo, la squadra veneta si fa preferire sotto il profilo del gioco e già all'ottavo Favalli arriva sul traversone di Madonna ma cicca da buona posizione. A metà tempo non è in linea la difesa biancorossa ma Rossi esce tempestivamente su Altinier. Il centravanti Patavino è sempre pericoloso e a cavallo della mezz'ora prima impegna Rossi con un sinistro secco ma centrale, poi spaventa il Teramo con un tiro deviato in corner. La manovra non fluisce come dovrebbe, allora Nofri rispolvera il 3-5-2 tanto caro al diavolo, mettendosi a specchio rispetto agli avversari. Le cose migliorano anche se il Padova è ancora pericoloso con il contropiede di Alfageme, portentosa la rincorsa di Boulevardi. Al resto pensa Speranza e Rossi. Nel finale di tempo il Teramo è anche pericoloso con la serpentina di Boulevardi, il cui sinistro finisce di poco a lato.
Ad inizio ripresa il Padova trova la rete all'ottavo, ma sulla torre di Russo Alfageme è pescato in offside, rete giustamente annullata. La partita scorre via sul filo dell'equilibrio e con pochi sussulti. Nofri gioca la carta di Paolo Antonio per Steffè, mentre Altinier si congeda dalla partita con un colpo di testa su assistenza di Favalli. Risposta Teramana con un bolide dalla distanza di Scipioni, respinto a mani aperte da Bindi. Alla mezz'ora c'è un break di Petrella che poi con l'altro piede, il destro, conclude fuori misura. I cambi non incidono, Mazzocco e Germinale da una parte, la sorpresa Cericola e Peterman per gli ultimi minuti dall'altra, ma nessuna delle due squadre ha la forza di superarsi e allora lo 0-0 ne è una logica conseguenza. Il peso di questi pareggi lo si conoscerà in seguito, per ora i piccoli passi della gestione Nofri non aiutano la rapida risalita della classifica. Questo era il servizio del nostro Andrea Costantini, Teramo Padova 0-0. Vediamo il prossimo turno di Serie A, di Lega Pro, di Serie D, Girone F e Girone G, aspettando, incrociamo le dita, che arrivino le immagini di Nuorese-Avezzano, Chievo-Milan, Fiorentina-Atalanta, Genoa-Empoli, Inter-Cagliari, Juventus-Udinese, Lazio-Bologna, Napoli-Roma, Palermo-Torino, Pescara-Sampdoria, sabato alle ore 18, Sassuolo-Crotone. E noi ovviamente la seguiremo con il nostro Paolo Renzetti. Serie B adesso, il prossimo turno: Ascoli-Verona, Avellino-Spezia, Brescia-Salernitana, Carpi-Latina, Cesena-Spal, Frosinone-Bari, Perugia-Cittadella, Pisa-Vicenza, Provercelli-Novara, Trapani-Ternana, Virtus-Entella-Benevento, Lega Pro, Girone B. Albino Leffe, Feralpi Salò, Faro Ancona, Forlì, Parma, sarebbe un testacoda, il problema è che il Parma non è in testa, ma normalmente alla vigilia. Gubbio Maceratese, Lumezzane Modena, Mantova Bassano, Padova Reggiana, Pordenone Sant'Arcangio, San Benedettese su Tirol, Teramo va a Venezia contro Pippo Inzaghi. Vi ricordo in settimana il recupero San Benedettese Padova. Serie D, Girone F, vediamo dove va il Pineto. Alfonsine San Maurese, Castelfidardo Pineto, Chieti Matelica, Civitanovese Vispesaro, Fermana Monticelli, Jesina Agnonese, San Nicolò Romagna Centro, San Marino Recanatese, Vastese Campobasso. Che squadra sarà, Roberto? Il Castelfidardo oggi 4-2 sconfitta a Pesaro. Anche oggi che Castelfidardo ha perso per 4-2, noi domenica tocca giocare con loro, quindi sarà sicuramente una partita difficile, che come il Pineto anche Castelfidardo si trova in basso in classifica, e quindi sarà sicuramente una partita dura, ma da parte nostra bisogna invertire la rotta e cercare di far punti per cercare di riprendere il cammino e andare avanti nel migliore dei modi. Cosa, Roberta, secondo te non bisognerà vedere del Pineto che si è visto in queste ultime uscite contro il Castelfidardo? Ma sicuramente la squadra deve entrare in campo più con maggiore grinta, cioè c'è bisogno di che si veda effettivamente una reazione più concreta. Poi ecco, la speranza è che magari qualcuno possa rientrare a centrocampo per dare una mano. Sicuramente ci saranno nel frattempo anche i nuovi che si integreranno all'interno del gruppo in questa settimana, quindi può darsi che vediamo anche magari l'inserimento di qualcuno dei nuovi in mezzo al campo, e la speranza è che possa, ecco, con questo nuovo insomma assetto, che si possa cercare un attimino di creare un po' di gioco in più e dare anche qualche pallone in più spendibile in avanti per le punte. Vastese Campobasso, Paolo, Vasto d'altronde è la porta un po' del Molise, della nostra regione. Ci si attende un Aragona davvero infuocato. Sì, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, credo, all'Aragona. Questa partita si giocherà con la Vastese avanti in classifica rispetto ai rossoblù. Alla vigilia probabilmente avremmo immaginato una classifica al contrario, con il Campobasso davanti la Vastese. Invece la squadra di Colavitto sta facendo, direi, bene, molto bene. Come ricordava prima Andrea Costantini, la Vastese ha perso anche scioccamente dei punti per strada, altrimenti ora
si troverebbe a fare i conti con una classifica ancora migliore, però questa col Campobasso è sicuramente una partita non facile, però con il pubblico che segue la squadra allo stadio Aragona io credo che la Vastese possa davvero giocare con il classico tifoso in più, con il classico dodicesimo uomo in campo e battere il Campobasso, che è una formazione di rango ma sicuramente alla portata della Vastese. Serie D Girone G, prossimo turno di campionato, lo vediamo, eccolo qua. Albalonga San Teodoro, Arzachena Ostiamare, Avezzano contro il Latte Dolce Sassari, L'Aquila va a Città di Castello, Flaminia Trestina, Lanusei Foligno, Nurese Muravera, Torres Rieti, Vivi Alto Tevere, San Sepolcro contro Monte Rosi. Intanto mi dicono che c'è il gol dell'Italia. Il gol dell'Italia contro la Macedonia, d'altronde ci abbiamo fermato un campionato per giocare vabbè, contro la Spagna, ma poi cioè, di Italia-Spagna ce ne saranno due, l'altro è il prossimo anno, cioè, ci mancherebbe 2017, però insomma spesso e volentieri fermiamo il campionato, caro Paolo Renzetti, sì, per degli impegni contro formazioni davvero improbabili. Speriamo che Gianni Infantino, nuovo presidente della FIFA, che ti somiglia parecchio, sì, peraltro, Belotti, faccia qualcosa, insomma, per cambiare un sistema che insomma, non ci piace. Andrea, ci dai aggiornamenti da Nuoro? Il file, come si dice in gergo tecnico, in upload, però al momento non riusciamo a proporre le immagini, però insomma a tempo qualche minuto, se non ce la facciamo ora in diretta, ci sono i nostri canali YouTube, lì sarà possibile, poi anche domani nelle edizioni dei TG sarà possibile vedere le immagini di questa sconfitta maturata di rigore e con un legno colpito da Di Genova nel finale per la squadra di Tortora, sostenuta da un drappello anche di tifosi biancoverdi. Grazie Andrea, noi dobbiamo chiudere assolutamente, la regia ci fanno cenno davvero che siamo andati oltre il limite consentito anche a volersi allargare, di solito noi chiudiamo alle 21, sono le 21:10, quasi 11 e già immagino dalla regia, che comunque ringrazio Maurizio Daguì, ringrazio Silvia Gentile, ringrazio Claudio Di Giacomo, ringrazio tutta la squadra di TV6 che ha lavorato alacremente anche oggi per realizzare questo programma. Saluto Paolo Renzetti, ciao Paolo. Grazie Jacopo, buonasera. In bocca al lupo e grazie. Roberto Stacchiotti, grazie. Ciao Roberto. Buonasera. Posso ringraziare Roberto Stacchiotti perché ci mette sempre la faccia nel bene e nel male, da buon capitano, sempre e comunque. Assolutamente, noi lo ringraziamo grazie, doppiamente per e questo. Grazie a voi. Grazie a te Roberta Di Sante, grazie a Andrea Costantini in redazione, ciao Andrea. Ti ritroveremo. Che vi saluto, ciao a tutti. Ti ritroveremo domani sera nel corso di Replay, la sì, trasmissione sì, di Enrico Rocchi. La settimana interamente che porta a Pescara Sampdoria. Esattamente, sarà un confronto peraltro tra due tecnici abruzzesi, Oddo contro Giampaolo. Noi ovviamente facciamo il tifo per il nostro Massimo Oddo. È tutto per questa sera, noi ci vediamo domenica prossima, sempre in diretta alle 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.